Via Eleonora Duse, via Adelaide Ristori, largo Maria Callas. Ma quante sono in Italia le strade dedicate alle donne? Il primo significativo lavoro svolto dall'associazione toponomastica femminile è stato quello di censire le strade e le piazze delle nostre città. Il risultato? Un'evidente disparità e asimmetria nella presenza materiale nell'immaginario urbano delle donne e delle loro azioni memorabili. Nel nostro paese le strade intitolate a figure femminili, comprese quelle di natura religiosa, sono circa il 4%, contro il 45% di quelle dedicate invece a figure maschili. Sono stati questi i risultati emersi nel corso del 5° convegno nazionale sul tema toponomastica femminile Cambi di rotte, tenutosi nella sala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria la Nuova, a cui hanno preso parte la vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, il sindaco metropolitano, Luigi De Magistris, e rappresentanti istituzionali provenienti da tutta Italia. Ma perché intitolare le strade e le piazze delle nostre città a figure femminili? Qual è l'effetto che genera sul piano sociale e individuale? La cosa immediata che genera è che ci sono anche le donne insieme agli uomini che hanno fatto la storia di quella città e quindi del nostro paese. E serve alle giovani generazioni, soprattutto alle ragazze, per avere dei modelli di riferimento che siano anche modelli femminili, per poter liberamente anche scegliere. Se tu non vedi mai che ci sono state delle filosofe importanti, delle matematiche, delle letterate, perché non ti vengono date queste informazioni, non le studi nel tuo percorso formativo e di scuola. Il fatto però di vederla nella via in cui tu passi, credo che t'aiuti alla tua libertà di scelta. A Napoli, prima del 2012, anno in cui il Comune ha approvato il nuovo regolamento per la toponomastica con le norme per il riequilibrio di genere, solo un 3% si riferiva a figure femminili umane. Su 3.800 strade, al netto dei nomi di Sante o della Vergine Maria e delle figure mitologiche o immaginarie, le donne realmente esistite, significative dal punto di vista culturale e storico, titolari di un'area adibita alla circolazione, erano circa l'1,2%, a fronte del 31% degli uomini. Oggi la situazione sta cambiando in Italia come a Napoli. In questi anni il Comune di Napoli, grazie alla Commissione Toponomastica, ha fatto un gran lavoro sulla toponomastica al femminile, ben 32 provvedimenti positivi, 9 già realizzati, sì, altri che lo faremo nei prossimi giorni. La storia della nostra città passa tantissimo attraverso le donne, quindi memoria e riconoscimento del valore costituzionale della parità e uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. È molto importante che anche le strade di Napoli portino il ricordo delle donne di Napoli che hanno combattuto fin dall'inizio per la resistenza come ultimo fatto, ma anche precedentemente, quando nella Repubblica del 1799, ancora prima, quando ci sono state le varie rivolte che hanno caratterizzato Napoli. Napoli è una città ribelle, ma è anche una città donna. Non a caso tutte le volte che ci sono state delle serie manifestazioni di rivolta sono state effettuate dalle donne. Io ricordo in particolare una figura che è stata un po' negli anni vilipesa per avere un ponte dedicato a Maddalena Cerasuolo, che è stata una donna della resistenza, una ragazza della resistenza. Abbiamo dovuto aspettare qualcosa come 30 anni, 40 anni. Alla fine solo un ponte le è stato dedicato e forse ancora nessuno lo chiama Maddalena Cerasuolo, molto lo chiamano ancora il ponte della sanità. Il convegno, che ha visto il susseguirsi di diversi panel di lavoro e di performance artistiche, è stato promosso e organizzato dalla consigliera di parità della città metropolitana di Napoli, Isabella Bonfiglio. È importante che le donne siano rappresentate nelle strade, siano rappresentate in politica, siano rappresentate nella storia, perché sono le donne che hanno fatto la storia insieme con gli uomini. E così, parlando di toponomastica, ci auguriamo che, come si è avuto nella città metropolitana e nella città di Napoli una particolare sensibilità a nominare tante donne nelle strade, ecco, io mi auguro che la città metropolitana possa avere un vice sindaco donna e che ci sia la giusta rappresentanza anche qua in città metropolitana, perché come è giusto che ce l'abbia la città di Napoli, ce l'abbia anche la città metropolitana.